passeggia per il centro di Milano ha come suo riferimento inevitabilmente il Duomo di Milano. La piazza del Duomo ha come suo riferimento quello che è percepito oggi come il vero centro della vita della città, la Galleria, la Scala, il Palazzo Reale naturalmente. E forse non considera che il vero centro della città di Milano, almeno il centro antico, il centro nel momento della Milano romana, è qui. Siamo nella piazza Pio XI. Qui un tempo, meglio sotto di noi, stava l'incrocio tra il Cardo Massimo e il Decumano Massimo della città e stava il Foro Romano. Sopra questo centro antico vi è un edificio che non ha molta apparenza, non è un edificio particolarmente sontuoso, eppure raccoglie una serie straordinaria di tesori. Si tratta della Ambrosiana, la Biblioteca Ambrosiana, Pinacoteca Ambrosiana, Accademia Ambrosiana. La grande biblioteca lombarda fu inaugurata il giorno 8 dicembre 1609. Il cardinale raccolse per la sua biblioteca, che dal santo protettore di Milano chiamò Ambrosiana, un largo numero di codici greci, latini volgari e nelle diverse lingue orientali. Per la vastità delle raccolte e per il numero e il pregio dei codici, l'Ambrosiana è indubbiamente una delle prime biblioteche italiane del mondo. Ebbe illustri bibliotecari, quali Ludovico Antonio Muratori, Angelo Mai e Achille Ratti, divenuto poi pontefice con il nome di Pio XI. Qui ci troviamo nel cuore della biblioteca, ci troviamo nella sala di lettura, il luogo nel quale ogni giorno convengono studiosi da tutto il mondo per poter accedere alla consultazione dei manoscritti, degli stampati antichi, dei preziosi testi e libri che qui sono custoditi. La sala di lettura è dunque il luogo che è stato attrezzato con appositi leggii, con postazioni per la strumentazione elettronica e con tutto quanto possa occorrere, soprattutto con il materiale di consultazione perché si possa studiare. È un luogo nel quale normalmente regna il silenzio, perché gli studiosi hanno bisogno della giusta concentrazione per potersi accostare ai libri, ai manoscritti, e hanno bisogno di silenzio per poter sentire quasi la voce del passato, degli antichi dottori, degli antichi studiosi che hanno stilato i cataloghi e quindi danno loro le indicazioni precise per poter studiare questi testi che a loro interessano e poter, perché no, anche scoprire quello che sinora non è stato individuato in questi così ricchi e così antichi testi. I cataloghi naturalmente avevano un aspetto molto diverso nel 600, nel 700, quando erano compilati completamente a mano e attraverso lo studio e l'attenzione di questi dottori. Con il tempo si provvide a stabilire anche un catalogo di tipo cartaceo sempre, ma costituito da schedine, da piccole schede che consentono di individuare i moltissimi libri che sono contenuti e manoscritti e stampati. I cataloghi oggi prevedono anche un loro formato digitale. I cataloghi sono, come si dice, online. Questi cataloghi vengono preparati poco alla volta dal personale della biblioteca e naturalmente
obbediscono a criteri internazionali che consentano, non soltanto attraverso la lingua italiana, ma la lingua inglese, di poter conoscere quali libri siano qui contenuti e di conoscerne le caratteristiche principali. Al lavoro, come si è detto, della catalogazione si affianca oggi uno strumento completamente nuovo, la digitalizzazione. La digitalizzazione vuol dire poter disporre di immagini, di informazioni attraverso il canale informatico, il canale digitale, il canale elettronico. Oggi sta procedendo secondo criteri scientifici e permette soprattutto due lavori. Permette a chi è a distanza di poter vedere quali siano le immagini che loro interessano, ma permette anche la preservazione del materiale più fragile e in questo modo dunque si rende fruibile perfettamente anche se la movimentazione ne è vietata. Troviamo nel caveau della veneranda biblioteca ambrosiana, il luogo dove sono custoditi i manoscritti e i codici più preziosi che fanno parte della nostra collezione. È un luogo ad alta sicurezza, climatizzato e mantenuto stabile nelle sue condizioni, in modo che possano tutti i beni qui conservati mantenersi nel modo migliore. L'esigenza di un caveau fatto in questo modo per custodire i beni più preziosi nasce dal fatto che durante la Seconda Guerra Mondiale solo l'aver portato i codici più importanti nel caveau della cassa di risparmio permise che si salvassero dal bombardamento che colpì nell'agosto del 1943 anche la biblioteca ambrosiana, per fortuna in modo marginale. Ecco che dunque nei lavori di ristrutturazione intrapresi tra gli anni 80 e 90 si verificò l'esigenza di avere un caveau che presentasse gli stessi requisiti di sicurezza di quelli delle banche e questo posto in effetti ci permette di conservare nella maniera più consona quei beni che per antichità, per unicità, per particolarità sono assolutamente imperdibili. Questo caveau, come si può vedere, è costruito in modo tale da essere assolutamente ignifugo e quindi non permettere anche a un incendio che si verificasse di diffondersi. Oltre a questo ci sono però altre esigenze da mantenere, per cui ad esempio le opere più preziose sono custodite in custodie fatte di un cartone speciale che permette una conservazione ottimale nel mantenimento degli standard di umidità e sicurezza. Oltre a questo abbiamo anche una climatizzazione autonoma fatta in un modo tale per cui anche quando si dovesse bloccare tutto l'impianto di climatizzazione della biblioteca, qui si mantiene comunque una temperatura e un'umidità costanti e un'inerzia termica che anche in caso di blocco totale, ad esempio nel caso di un'esplosione o di un blackout che colpisse tutta la città, per il massimo tempo possibile si conservano le migliori condizioni di umidità e di temperatura. I sotterranei sono ambienti di servizio, in essi troviamo anche molte sale di deposito di libri e manoscritti, ma nello stesso tempo, come potete vedere, in questi sotterranei abbiamo anche dei depositi di opere d'arte. In questo caso si tratta di calchi e gessi, di sculture antiche che erano stati fatti perché potessero servire come libro di testo per gli studenti dell'Accademia di Disegno, Pittura e Scultura che Federico Borromeo aveva voluto insieme alla Pinacoteca e alla Biblioteca. Qui custodiamo appunto il nostro patrimonio librario che al momento è di circa 1 milione di libri stampati e diverse decine di migliaia di manoscritti, un patrimonio che, iniziato con l'apertura della biblioteca del 1609 da parte di Federico Borromeo, si è poi significativamente incrementato in tutti i secoli successivi.
in questa libreria, eretta da un privato, quasi tutta a sue spese, i libri erano esposti alla vista del pubblico, dati a chiunque li chiedesse e datogli anche da sedere, carta, penne e calamaio per prendere gli appunti che gli potessero bisognare. Queste le parole di Alessandro Manzoni nel 22° capitolo del suo celeberrimo romanzo, I Promessi Sposi. In quel capitolo Manzoni descrive la personalità del grande fondatore di questa biblioteca ambrosiana, il cardinale Federico Borromeo, e descrive anche la biblioteca, i suoi primi passi, le prime acquisizioni librarie, la dotazione di personale che facesse vivere la biblioteca, cioè il collegio dei dottori e coloro che venivano a studiare, fino a descrivere questa sala di studio dove Federico dava gratuitamente carta, penna e calamaio. Siamo al principio del XVII secolo, una vera generosità. In questa sala, che era concepita proprio perché i libri fossero tutti a disposizione di coloro che venivano per studiare, i bibliotecari avevano il compito di fornire sui tavoli, sui banchi, questi libri. Il grande vano di questa sala della biblioteca ambrosiana non aveva un nome particolare. Glielo abbiamo dato noi oggi. La chiamiamo Sala Federiciana. Un giorno Gabriele D'Annunzio venne in visita alla biblioteca ambrosiana. Quello che non sapete è che si fece chiudere qui dentro per 2 giorni e mezzo e prima di andarsene lasciò in eredità per i posteri questa scritta: benedette da oggi le mie dita laboriose, Gabriele D'Annunzio, 6 marzo 1926. Il 6 marzo del 1926 Gabriele D'Annunzio si trovava in visita all'Ambrosiana. Per l'occasione la biblioteca era stata chiusa per dare più agio al comandante di osservare i tesori ivi raccolti. Tra i pezzi allora mostrati spicca il volume di Giovanni Battista Susio, intitolato «I tre libri dell'ingiustizia, del duello et di coloro che lo permettono», stampato a Venezia da Gabriele Giolito de Ferrari nel 1555, libro peraltro in sé raro e curioso, la cui caratteristica dell'esemplare ambrosiano è data dalla preziosa legatura. Si tratta infatti di una legatura dedicata a Diana di Poitiers, 1499-1566, celebre amante di Enrico II di Francia. Di fronte all'importanza di tale cimelio, D'Annunzio, sul piatto superiore interno della legatura, vergava le seguenti parole: «Benedette da oggi le mie dita laboriose. Gabriele D'Annunzio, 6 marzo 1926». Una biblioteca è importante non soltanto per la propria sala di lettura, per gli studiosi che vi convengono e per il personale qualificato che assiste gli studiosi. Una biblioteca è fatta anche dai suoi depositi. È fatta da quei luoghi, non accessibili naturalmente agli utenti, ma accessibili soltanto al personale interno, quei luoghi che permettono di conservare il materiale. La Ambrosiana ha moltissimi locali che permettono di conservare circa 1 milione di libri stampati e anche locali appositi che permettono di preservare i suoi 36.000 manoscritti. In questi ambienti si osservano una temperatura ed un grado di umidità particolari proprio per poter preservare nei secoli i libri che vi sono conservati. Quando il cardinale Federico Borromeo nell'anno 1609 aprì la sua biblioteca, non mise a disposizione del pubblico una biblioteca teologica o religiosa, al contrario, una biblioteca che offrisse tutte le materie, tutti i contenuti e tutte le lingue. Il cardinale Federico Borromeo era interessato e appassionato soprattutto alle lingue orientali, le lingue che hanno trasmesso la Bibbia e il sapere della Chiesa nei suoi primi secoli e nei secoli a venire. E fu così che la Ambrosiana cominciò ad avere allora, e continuò a possedere nel corso del tempo, anche importantissimi fondi, collezioni di libri in lingue orientali.
Tra questi, oltre alla lingua siriaca, alla lingua ebraica, spicca soprattutto il fondo dei manoscritti arabi. Già ai tempi di Federico Borromeo, all'inizio del 600, c'era un cospicuo numero di manoscritti in quella lingua, ma furono importanti le acquisizioni ai tempi del prefetto Antonio Maria Ceriani, alla fine dell'Ottocento. Antonio Maria Ceriani fu un importante studioso di siriaco, ma favorì l'acquisto di arabi. Con lui un giovane dottore, Don Achille Ratti, diventò poi Monsignor Achille Ratti, prefetto dell'Ambrosiana, e tutti lo conoscono perché diventò poi Papa con il nome di Pio XI. Bene, proprio agli sforzi di Achille Ratti noi dobbiamo l'acquisizione di un importante fondo di manoscritti in lingua araba. Sono manoscritti che contengono testi di filosofia, testi di medicina, testi di mistica ebraica. Sono testi che anche oggi vengono continuamente consultati e che sono stati recentemente catalogati. Questi manoscritti di lingua araba sono circa 4.000, 4 sono i poderosi volumi del loro catalogo e progressivamente si sta terminando la digitalizzazione di ciascuno di loro, perché gli studiosi, anche a distanza, possano accedere a queste antiche pagine attraverso i mezzi moderni. Il cardinale Federico Borromeo aveva uno straordinario culto per le lingue orientali. Sapeva benissimo quali tesori di cultura, di conoscenza, di saggezza si nascondono dietro quei contenuti, quei testi. Vi è un capitolo particolare che dobbiamo considerare per quanto riguarda le lingue orientali, quali il siriaco, l'armeno, l'ebraico, l'arabo, ed è la trasmissione del testo biblico, dei testi biblici, dei testi liturgici, dei testi dei padri della Chiesa. A volte queste lingue non sono contenute ognuna per un testo, che so, un evangeliario completamente greco o una Bibbia completamente siriaca. A volte abbiamo la fortuna e la sorpresa di trovare accostate insieme in maniera sinottica, per dirla con un termine preciso, diverse lingue. È il caso di questo manoscritto che ci riserva le lettere di San Paolo in ben 5 lingue. Ecco perché il termine antico con cui è conosciuto in Ambrosiana è apostolo pentaglotto. È l'apostolo San Paolo, San Paolo apostolo, pentaglotto in 5 lingue. Troviamo anzitutto la lingua armena, poi la lingua araba, poi la lingua copta, poi la lingua siriaca e infine la lingua etiopica. Tra le cose incredibili che ci sono qui alla Biblioteca Ambrosiana, ci sono dei tesori che non possono essere consultati da tutti, solo gli studiosi hanno accesso a queste cose. Tra queste ci sono le lettere di Maria de Leiva, nota come la monaca di Monza. Sono lettere supplici, ma anche di altro contenuto, al cardinale Borromeo. Marianna de Leiva, 1575-1650, a 13 anni, il 15 marzo 1589, fu costretta dal padre ad entrare come postulante nel monastero delle Benedettine Umiliate di Monza. Qui, a 16 anni, divenne monaca con il nome di Suor Virginia Maria. Ebbe la famosa relazione con Giampaolo Osio, giovane, nobile, ricco e amante di un ozio illimitato. Dal rapporto con Giampaolo, nel 1602, ebbe un primo figlio nato morto ed una bambina
Francesca, legittimata dal padre, nata nel 1604. Di Suor Virginia Maria de Leiva, l'Ambrosiana possiede 4 lettere autografe, rilegate in un volume miscellaneo contenente molte lettere scritte da diverse monache devote al Cardinal Federico Borromeo, con relazione dei loro progressi nelle sante virtù cristiane. Illustrissimo e reverendissimo signor Colendissimo, dopo il fare a vostra signoria illustrissima e reverendissima l'umile e divota riverenza e supplicarli per amor di Cristo la santa sua benedizione, gli mando la lettera aperta della maniera comandata da vostra signoria illustrissima. Egli ho posto per obbedienza sua quel mi ha posto in mente il Signore. Vostra signoria illustrissima perdonerà i miei mancamenti. Ho smarrito, credo, 2 lettere di quella reverenda. Ho trovato questa, quale a vostra signoria illustrissima mandò. E inclinata a sacri piedi, bacio le sacre pedate e umilmente prego all'illustrissima persona sua ogni felicità e benedizione. Allì, 20 dicembre 1626. Di vostra signoria illustrissima e reverendissima, umilissima servitrice e schiava in Cristo, Suor Virginia Maria de Leiva. Ma c'è un'altra sorpresa che ci riserva la Biblioteca Ambrosiana e sono molti palinsesti, cioè pergamene riscritte, che riportano nella scrittura inferiore, quella scomparsa, il testo della Bibbia in lingua gotica, una lingua dunque barbarica che era parlata nei secoli successivi alla cosiddetta caduta dell'impero romano d'Occidente e che oggi, attraverso la lettura ottica e soprattutto lo studio degli specialisti, ci viene restituita. Uno dei cimeli più affascinanti è questo, che prende il nome di Omero del Petrarca. Noi non possiamo dire con certezza se sia l'Omero o la Iliade, perché soltanto l'Iliade vi è contenuta, posseduta da Francesco Petrarca nel XIV secolo. Possiamo però immaginare che Petrarca possedesse un codice molto simile a questo. È un codice confezionato in quel periodo ed è un codice che stranamente porta un largo margine accanto ai versi greci del poema omerico. Forse, secondo alcuni studiosi, la parte bianca avrebbe potuto ospitare, in un secondo tempo, la traduzione latina. Già, perché Francesco Petrarca non intendeva il greco, non lo si studiava ancora al suo tempo nella nostra Italia. Ed ecco perché, in una celeberrima lettera, Petrarca scrisse che il suo Omero restava muto, perché non comunicava nulla, o forse, come Petrarca volle correggersi con umiltà, non era muto Omero greco, era lui sordo che non poteva intendere quella lingua che ancora non conosceva. Quando, nei primi anni del 600, il cardinale Federico Borromeo, appena arrivato vescovo di Milano, concepì l'idea della grande Ambrosiana, pinacoteca, biblioteca, accademia e anche planetario, se non fosse morto prima di realizzarlo, nell'anno 1631, l'anno successivo alla peste immortalata dal Manzoni nei suoi Promessi Sposi, il cardinale Federico Borromeo pensò ad una sede a Concia, una sede adatta alla sua Ambrosiana. Fu così che creò degli ambienti adatti ad accogliere la sua biblioteca. Tra questi ecco quella che oggi noi chiamiamo la Sala Fagnani,
una sala nella quale conserviamo la maggior parte dei 36.000 manoscritti, una sala non soltanto abbellita da queste pitture che vediamo nella volta, ma una sala, come in altre, che contiene ritratti di uomini famosi, uomini d'arme, uomini di chiesa, soprattutto letterati dell'Oriente e dell'Occidente, che, guardando dall'alto, vegliano sul lavoro degli studiosi d'oggi. Quando si parla di libri, si pensa naturalmente al loro contenuto, si pensa alle parole, alle frasi, ai testi. Per questo esistono i libri, per trasmetterci il pensiero e la poesia e gli scritti del passato. Tuttavia, i libri non sono soltanto questo. I libri sono anche illustrazione e decorazione. Nella Biblioteca Ambrosiana, tra i suoi 36.000 manoscritti, si trovano naturalmente anche molti libri che sono preziosi per il loro apparato di decorazioni e di illustrazioni. Questi libri sono conosciuti solitamente come libri pieni di miniature. Sono libri che sono riconoscibili per la loro storia, per la loro provenienza geografica, per il momento storico nel quale sono stati prodotti e per alcuni committenti anziché per altri. Tra i tanti manoscritti acquistati dal cardinal Federico Borromeo c'era un modesto codicetto del XII secolo, confezionato nell'Italia meridionale, in carta, conteneva e contiene ancora, seppur conservato oggi in maniera più moderna rispetto ad allora, alcuni commenti alla Iliade, il celeberrimo capolavoro attribuito ad Omero. Ma accanto al commento alla Iliade, questo codicetto trovava incollate anche 52 miniature appartenenti ad un manoscritto molto più antico, un manoscritto che per gli studiosi risale probabilmente al V secolo d.C. Questo manoscritto era in pergamena, non in carta, e conteneva delle miniature che accompagnavano l'intero testo della Iliade di Omero. Ci troviamo ora nella Sala della Rosa. È una delle sale della biblioteca, una delle sale di deposito del materiale librario della Biblioteca Ambrosiana. E porta questo nome perché un tempo in questa zona si trovava invece la chiesa di Santa Maria della Rosa. La Sala della Rosa ci consente di vedere come era stato pensato l'arredo ai tempi di Federico Borromeo e di come ha continuato ad esistere nel corso dei secoli, in quei lunghi secoli che ci separano dall'anno della fondazione, 1609. Anzitutto è significativo vedere in questa sala, come in altre, una splendida teoria di ritratti di personaggi della cultura orientale ed occidentale. Sono i grandi maestri, sono i punti di riferimento. Lo studioso che lavora sui banchi della biblioteca oggi è continuamente richiamato ai modelli, a coloro che hanno reso grande il proprio nome, hanno reso grande la cultura attraverso lo studio, la produzione letteraria, attraverso la scienza. E qui si può vedere in maniera molto chiara quella divisione classica e tradizionale della Biblioteca Ambrosiana tra gli scaffali chiamati inferiores e gli scaffali chiamati superiores. Gli scaffali inferiori e gli scaffali superiori. Questo è addirittura il nome che portano quasi tutti i manoscritti dell'Ambrosiana. I manoscritti inferiores, inf, per chi è abituato alla segnatura da studio, sono i manoscritti che di solito di più grande formato restano negli scaffali inferiori, per l'appunto, mentre i libri di più piccolo formato, più leggeri, possono essere collocati negli scaffali in alto, appunto negli scaffali superiores. Stiamo per compiere uno degli incontri più straordinari che sono possibili nella Biblioteca Ambrosiana. È l'incontro con il cosiddetto Virgilio del Petrarca, cioè
il codice contenente le opere di Virgilio appartenuto a Francesco Petrarca. Francesco Petrarca conservò per tutta la sua vita questo manoscritto con sé, tranne per un periodo nel quale gli fu sottratto. Le opere di Virgilio, dunque, il grande poeta, nelle mani del grande poeta latino ed italiano Francesco Petrarca, che volle non soltanto avere le opere di Virgilio con il suo commento, ma cosparse l'intero manoscritto delle sue annotazioni. Dopo la sua morte seguì una serie di vicissitudini, di cambi di proprietà che gli studiosi quasi completamente sono riusciti a ricostruire, ma appunto non del tutto. Sappiamo che confluì nella Biblioteca dei Visconti e degli Sforza a Pavia e poi attraverso molte mani giunse a Roma, dove nei primi anni del Seicento, quando stava ideando la sua grande concezione della Biblioteca Ambrosiana, lo acquistò il cardinale Federico Borromeo. A tutti è nota la triste, tristissima vicenda di Napoleone Bonaparte, che fece grandi ruberie, tra questi naturalmente anche il Virgilio del Petrarca. Grazie alla restaurazione fu possibile recuperare per la Biblioteca Ambrosiana molto di quel materiale che era stato sottratto indebitamente e se non tutto ritornò da Parigi a Milano, però almeno il codice del Petrarca. Di quella vicenda tristissima di Napoleone restano però ancora alcune tracce, perché la legatura, cioè quella che noi oggi chiameremmo la copertina del manoscritto, fu negli anni di Parigi sostituita da una nuova legatura. Una legatura che, neanche a dirlo, porta sul dorso la iniziale di colui che l'aveva depredato, l'iniziale, facile a intendersi, di Napoleone Bonaparte. Ecco finalmente comparire i primi fogli. Sono i fogli che da subito ci mostrano le annotazioni del Petrarca. Oltre a questo, egli volle però che l'inizio del libro fosse impreziosito da una straordinaria miniatura, eseguita niente meno che da Simone Martini. È una miniatura allegorica che ci mostra Virgilio mentre sta poetando e poi l'allegoria delle sue tre maggiori opere, quindi l'Eneide, le Georgiche, le Bucoliche. E in mezzo a tutti questi personaggi, reali come Virgilio o simbolici come gli altri, ecco il personaggio straordinario, forse quello che maggiormente capiscono e amano i bibliotecari. È Servio, il commentatore, colui che ha scritto il lungo commento a Virgilio, colui che veramente svela, rivela, scopre Virgilio muovendo una tenda, cioè colui che attraverso il proprio commento è stato in grado di, ed è ancora in grado, di mostrare il vero senso del testo che si va leggendo. Ecco finalmente il testo di Virgilio, il commento di Servio e le fittissime note di commento che Francesco Petrarca volle scrivere durante il corso di tutta la sua vita. È commovente vedere tra le righe del testo di Virgilio e accanto alle righe del commento le fitte annotazioni che Francesco Petrarca volle scrivere in ottima grafia perché fossero raccolte e lette sempre. Certamente agli occhi suoi, possessore del bel manoscritto, ma nel suo intendimento anche agli occhi di coloro che l'avrebbero letto e posseduto un giorno. Qui, alla Biblioteca Ambrosiana, i grandi personaggi della storia sono sempre stati di casa e continuano ad essere di casa. Questo che io vado a presentarvi è un reperto incredibile, è una lettera autografa di Galileo Galilei al cardinale. Una lettera che ha un suo fascino ed è uno dei reperti, come vi dicevo, più incredibili che questo luogo contiene. La corrispondenza tra Galileo e il cardinale Federico
era iniziata il 27 aprile 1613. Venuto a conoscenza che Sua Eminenza soleva interporre tra i suoi più gravi studi l'alzare gli occhi a queste novità celesti, Galileo gli inviava l'istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari. Qualche dubbio doveva tuttavia rimanere al cardinale a riguardo del telescopio e delle novità con esso osservate. Dubbi che Galileo, in una lettera del 23 dicembre 1617, si dimostrava sicuro di poter rimuovere quando a lungo potessi discorrer seco e vicendevolmente udire e rispondere. I dubbi non interrompevano però il rapporto di reciproca stima che permetteva a Galileo di annunciare con la lettera del novembre 1623 l'invio a Milano del saggiatore. Illustrissimo e reverendissimo Signore, mi vennero 8 giorni sono di Roma alcune copie del mio saggiatore, ma così scorrette per negligenza del correttore che mi è bisognato fare un indice degli errori e stamparlo qui in Firenze e aggiungerlo nel fine dell'opera. Ne invio una copia a vostra Signoria illustrissima e reverendissima, non perché io la reputi degna della sua lettura, ma per mia onorevolezza e per procurare reputazione e vita all'opera, per se stessa bassa e frale, nell'eroica ed immortal libreria di vostra Signoria illustrissima e reverendissima, in uno dei più riposti angoli della quale mi sarà somma grazia che sia collocata. Siccome per altrettanto favore riceverò che ella riponga me e conservi tra i minimi suoi servitori, mentre reverentemente inchinandomegli le bacio la veste e gli prego il colmo di felicità. Di Firenze, lì, 18 di novembre 1623. Di vostra Signoria illustrissima et reverendissima, umilissimo e devotissimo servitore, Galileo Galilei. L'Ambrosiana oggi, ricca di 36.000 manoscritti, più di 1 milione di libri a stampa, tutti i giorni disponibile per gli studiosi di rango universitario, soprattutto professori, che studiando le antiche carte conservate in Ambrosiana e aiutandosi con le moderne carte che ne aiutano la lettura, la comprensione e lo studio, continuano a permettere il progresso del sapere, della cultura, della conoscenza, precisamente quello che per la pubblica utilità aveva voluto Federico Borromeo in quel lontano 1609.